Verga, ha un avvicinamento alla sua amata Sicilia per la questione meridionale, per la nostalgia di casa, perché fugge dal sentimentalismo romantesco dell'epoca, ha una diffidenza nei confronti di quest'ultimo, per la conoscenza del naturalismo francese e ovviamente si discosta da quest'ultimo perché Zola ha un intervento diretto. Non atto alla regressione, vuole rendere la realtà migliore perché auspica che questa possa mutare attraverso una visione dall'alto dello scienziato, del letterato. Verga invece fa parlare i propri personaggi, dà voce ai vinti, ai contadini, ai minatori, ai pastori, ai pescatori e sono quelli che vengono travolti dalla fiumana del progresso, dall'evoluzione e rimangono quindi sopraffatti. Ecco, attraverso Verga abbiamo una voce a questi individui.